Allora, siamo appena usciti dal aver presentato una denuncia contro il signor Giorgio Napolitano, il signor Mario Monti, il signor Mario Draghi e compagnia cantante. Per quali reati? Per una serie di reati contro le istituzioni e contro la Costituzione, che appunto determina il comportamento nei confronti di queste istituzioni, e che tutti insieme ravvisano un reato che è stato derubricato negli ultimi anni, ma che comunque è stato derubricato quello specifico, che era appunto di... Oddio. Non siamo stati noi i primi a parlare di colpo di Stato. Quindi no. Il primo a parlare di colpo di Stato è stato l'onorevole Scilipoti, lo dobbiamo dire. Anche. Nella sua intervento alla Camera in questa l'ha cosa. Detto. È stato anche ripetuto l'altro ieri da anche da Maurizio Ferrara. Bravissimo. L'hanno detto, ma noi l'abbiamo fatto. Certamente. Noi abbiamo fatto la denuncia. Quindi l'atto tradimento è un reato derubricato, ma esistono tutti gli altri dei reati contro lo Stato, contro il governo e contro le istituzioni. Quindi avete denunciato per atto tradimento? Non per atto tradimento, perché questo reato non esiste più nel codice penale, però per tutti gli altri reati previsti dal codice penale, che ravvisano comunque poi conseguentemente il reato di atto tradimento. Per farlo capire meglio, ad esempio, si può fare un rimpasto di governo, è ammesso il rimpasto governativo, ma nell'ambito di una legislatura che è quella che deve essere, cioè nell'ambito di un governo che è stato fatto sulla base delle elezioni dei cittadini. Regolarmente eletto. Allora, un rimpasto, un cambiamento di maggioranza, un cambiamento, ma sempre nell'ambito di del quinquennio all'interno del quale esiste una legislatura. Al di fuori di questo è comunque un colpo di Stato. Può essere fatto da gente armata o gente disarmata. A questo punto è gente apparentemente disarmata, ma in mano l'arma del ricatto come l'hanno tutti gli usurai. Esattamente, le banche hanno fatto esattamente il gioco loro, hanno preso per le palle il signor Berlusconi, che non voleva dimettersi. In 3 giorni circa gli hanno fatto perdere 350 milioni di euro di valore di capitalizzazione delle sue aziende, per cui per non perdere completamente tutte le aziende e tutto il valore di tutte le aziende ha dovuto addivenire a dei compromessi, a dei più umili consigli. E quindi dimostrando sostanzialmente la sua vigliaccheria, perché noi davanti a lui abbiamo l'esempio di Gheddafi, che si è comportato, pur avendo tutto il mondo, si è comportato fino a uomo morto, d'onore. Da uomo d'onore, da un uomo vero. Da eroe, cosa che Berlusconi non sa neanche lontanamente. Esattamente. Ma non solo Berlusconi, non lo sa manco Gianni Letta, non lo sa neanche il signor Prodi, il signor Ciampi e quant'altri che non sono stati denunciati in questo istante, in questo momento, in questa situazione, in questo contesto specificamente, ma li abbiamo denunciati infinite volte in tantissime altre denunce per una marea di altri reati, e adesso compartecipano anche loro come compagnia a seguito. Quindi il governo di Monti è illegittimo? Assolutamente illegittimo, non solo illegittimo ma anche incostituzionale e anche soprattutto delinquenziale. È un sistema messo in atto da un processo che si è instaurato e incardinato nel 1981 e diluito nel tempo senza che nessuno se ne accorgesse, e con la compiacenza di chi aveva l'obbligo del controllo, ha preso gradualmente possesso all'interno dei gangli vitali delle istituzioni e di tutti i partiti e di tutti i movimenti ideologici, sindacali e culturali. Va tenuto presente da questo punto di vista un altro concetto importantissimo. La,
l'approvazione da parte del Parlamento italiano nei confronti di questo governo è del tutto irrilevante. Perché non è detto che questi devono... Allora, cioè io domani chiamo il cavallo, perché c'era un scrittore critico che di recente ha detto appunto il cavallo di Caligola, ma il cavallo di Caligola è molto meglio di questi. Ah, il Caligola aveva contro di sé il Senato, certo. E giustamente aveva contro di sé, tanto è vero che alla fine l'hanno pure ammazzato, lui assieme alla figlia, giovanetta, con un colpo di Stato, e a un certo punto per offendere il Senato giustamente ha nominato il suo cavallo senatore. E qui io ritengo un atto di grande coraggio e di grande dignità. Ti nomino te cavallo, perché voi senatori... Onesto. Sì, molto più onesto e molto meglio dei senatori che erano degli asini da quel punto di vista. Per legge, in un diciamo, sistema di diritto in cui ogni cittadino per legge ha l'obbligo di... tentare di rimuovere il motivo del reato o di non far compiere il reato, come prescrive il codice penale, questi signori, anche dell'opposizione o addirittura dei berlusconiani che sono stati defenestrati ieri, non hanno avuto quel briciolo di amor patrio e di senso delle istituzioni, di dignità personale, onore proprio personale, per dire una sola parola e per cercare di ovviare a questo tentativo, a questo atto incostituzionale dell'alto tradimento che è stato compiuto nei confronti delle istituzioni. Quindi questo a dire che non solo siamo ormai stati conquistati dalle banche, no, e dai uomini diciamo controllati direttamente o che controllano direttamente le banche, ma addirittura tutti quelli che avrebbero dovuto per ruolo, per istituzione, per antagonismo opporsi a questa situazione che si è venuta a creare, semplicemente se ne sono strafottuti e quindi hanno permesso che questo accadesse. E quindi anche loro sono compartecipi, anche loro fanno parte del regime massonico, plutocratico, democristiano e quant'altro.